Ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana. Io sto morta di caldo, sono appena rientrata da fare la spesa con mio marito e abbiamo fatto una mega spesa all'Eurospin. Abbiamo speso, qui c'è lo scontrino lunghissimo, abbiamo speso 181,63 euro, eccolo qui. Ora, io ho posizionato tutto sul tavolo, nel pozzetto e qui dietro le mie spalle. Iniziamo subito dal pozzetto, poi vi faccio vedere frutta e verdura e poi passiamo subito al tavolo perché c'è tantissima roba e prima mi muovo, prima va tutto in frigorifero e nel congelatore. Oddio, una parte del congelatore già ce l'ho messo, però la restante roba deve andare in frigorifero perché effettivamente fa tanto caldo. Quindi passo subito, anzi no, a mostrarvi il frigo così lo mettiamo in frigo, poi andiamo al pozzetto, insomma andiamo un po' di qua e di là e vi mostro tutto quanto. Ma prima di iniziare, io e la mia pelle lucida vi invitiamo a iscrivervi al canale, ad attivare la campana per le notifiche e a lasciare un like se vi piace lo svuota la spesa Eurospin. Allora, qui c'è tutta la spesa, come vi dicevo, posizionata. Questo è tutto banco frigo, quindi vi vado subito a mostrare quello che abbiamo preso in maniera tale che vado subito a metterlo in frigorifero e poi a congelarlo. Allora, qui come vediamo c'è subito il prezzo 3,37, ho preso l'arista di suino a fette. Ho trovato in offerta i burger di bovino adulto 1,26 e 1,23. Poi, di questo ve lo dico perché c'è il prezzo, dove non c'è il prezzo lo vedete scritto, 3,15 euro gli spiedini di pollo e a loro, e poi ho preso il tacchino, la fesa a 2,09 euro e poi erano in offerta, mi sembra 1,99 euro le cotolette di pollo, però non le spinacine, proprio solo la cotoletta. Quindi tutte queste cose sono appunto per mio marito. Un attimo che metto in frigo. Poi, passando a robe del frigorifero per poi mettere anche queste vie però via. Allora, una confezione di mortadella Bologna IGP, poi ho preso una confezione di parmigiano reggiano, solo una ragazzi perché c'ho ancora il grano padano del Todisi. Se vi siete persi la spesa del Todisi ve la lascio nelle schede informative. In offerta l'Edamer, quindi preso speck affettato pure in offerta, ne ho prese due confezioni e ho trovato in offerta anche il prosciutto di Parma e ne ho preso una confezione. Poi subito subito vi mostro il burro di centrifuga e poi ho preso una robiola che era anch'essa in offerta. Queste sono tutte le offerte che finiscono oggi, che è il 9 agosto. Poi da domani parte il nuovo volantino che vi lascio sempre in alto a destra. Sugo e carciofi, prezzo pieno, ma costa veramente poco. Il dolcetto, mascarpone e gorgonzola. Poi ho preso, aspettate, le sagne di pasta fresca. Un attimo che metto in frigorifero e torno da voi. Poi per provare abbiamo preso il sorbetto fresco ai frutti di bosco pronto da servire. Lo trovate anche ananas e cocco, però a mio marito non piace tanto il connubio ananas e cocco e quindi abbiamo preso questo. E poi nel banco proprio frigorifero, perché quello stava in un altro reparto, abbiamo preso il sorbetto fresco al limone pronto da servire, quindi anche questi vanno subitissimo nel frigorifero. E poi per terminare le cosine base latte di mio marito, lo yogurt cremoso che non riacquistavamo da un po', ma insomma per chi mi segue e segue mi è situata la spesa sa che mio marito è ghiotto di questi gusti e quindi abbiamo ripreso questo, tanto più che dall'ultima spesa del Todis sono rimaste delle mousse, quindi abbiamo evitato di fare il doppio, stamattina non so parlare e abbiamo ripreso queste. Detto questo, passiamo invece alla mia di alimentazione. Allora, ho riacquistato le cotolette di soia ricetta vegetariana, queste sono buone, anche se non lo dice, io le cucino spesso in microonde, massima potenza 2 minuti e sono pronte, se no in padella in maniera molto classica. E ho preso anche burger di verdure, come vi dico sempre di leggere gli ingredienti perché spesso mettono le proteine dell'uovo, qualora foste vegani, perché se siete vegetariani va bene, però siccome dice ricetta vegetariana e non vegana, bisogna comunque leggere sempre gli ingredienti per vedere appunto quale, insomma, se ci sono questi alimenti a base animale. Poi ho preso il tofu naturale, le solite due confezioni, e siccome ho trovato il tofu burger in offerta, ne ho prese una alla zucchina e due alla pizzaiola. Poi finalmente lo yogurt, sebbene non sia quello zero zuccheri e zero frutta, l'Eurospin non lo trovo e quindi ho preso due qui ai mirtilli.
Poi ho riacquistato questo a frutta e cereali che non mi piaceva, ma adesso mi piace, quindi anche per variare l'ho acquistato. E ho preso uno bianco, sempre per le mie colazioni o i miei dolcini. Quindi questa è tutta la robetta mia che va anch'essa in frigorifero. Ok ragazzi, ho terminato roba frigo congelatore, quindi mi posso rilassare 2 secondi e mezzo. Passo subito a mostrarvi la spesa che non va nel frigorifero. Allora, ho riacquistato le puree, queste qui, le polpe di frutta, sempre per fare i pancake o anche le torte, perché insomma, per chi non lo sapesse, possono essere sostituti tranquilli dell'uovo. Quindi ho preso 2 mela banana e 2 mela pesca, che così insomma dà anche una dolcificazione naturale senza aggiungere troppo zucchero. Poi ho trovato in offerta la lattina di tonno all'olio d'oliva, questa grande, ne ho prese 2 sempre per mio marito. Quando vedete tonno, pesci, carne, non è roba mia. Poi misto funghi trifolati, questo non lo riacquistavo da veramente secoli. E l'ho preso per quando vado di fretta e non ho voglia di stare a spignattare, ma ho preso anche i funghi freschi, mi sembra di aver preso comunque. In offerta ho trovato l'olio leggermente fruttato extravergine di oliva del Frantoio La Rocca. E da 1 litro, ottima offerta, quindi perché no. Poi mio marito ha preso della Loggia delle Poste il rosso toscano, ne ha prese 2 bottiglie, e poi il classico rosato c'era solo d'Abruzzo, che sapete che acquista sempre e quasi onnipresente in tutti i nostri svuota la spesa. Poi udite udite, ho trovato finalmente i semi di zucca, che siccome non costano praticamente nulla ne ho prese 2 bustine. Finalmente le mie colazioni sono salve, non vedevo l'ora di ritrovarlo. E ho riacquistato i fagioli rossi, rossoni, per cambiarli da quelli neri, visto che quelli neri stanno per finire, cioè quelli già comunque diciamo fatti in ammollo, sbollentati e congelati. Questi, per cambiarli, ho ripreso questi rossi, ma ho ancora i borlotti da fare lo stesso procedimento. Poi finito l'aglio l'ho riacquistato, le mie solite spezie, ho ripreso il timo che non riprendevo da tanto tempo, che come sapore è molto simile al rosmarino ma ha un incipit diverso e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho ripreso le composte, questa è la fragola e questa ai frutti di bosco, adesso in uso quella del Todis alle ciliegie, quindi insomma ci stava che cambiassi gusto. Poi per cambiare le mie colazioni, e magari se lo vuole mangiare anche mio marito, i Choco Shells con chiglietti di cereali al cacao, sono gli unici che hanno, vedete, pochi ingredienti, anche se lo zucchero al secondo posto, diciamo che a parte frumento, zucchero, cacao in polvere, sciroppo di glucosio, estratto di malto, aromi, sale e tutta una serie di vitamine, ecco, non c'è altro. Invece ci sono altri cereali dell'Eurospin che ci sta il mondo dentro. Poi ho voluto provare il Puerto Sol melagrana, c'è sempre zucchero, non c'è latte, se ve lo stesse chiedendo, quella è un'altra varietà di succhi, questa non l'ho mai provata. In uso ho questo, ve lo faccio vedere, all'ananas e cocco, che a mio marito non è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo e lo sto ancora bevendo, però ecco, questo è della stessa famiglia, quello al melograno. Poi ha cambiato packaging e proprio anche brand, la polpa finissima, nobile, mai vista, sarà anche che non tornavo da un po' all'Eurospin. Comunque ne ho prese le solite 2 confezioni di lattine. Poi mio marito ha voluto provare questo liquore K del Poggio, che dovrebbe essere poi, no, non è lo stesso, crema di pistacchio. Se l'avete già provato fatemi sapere com'è, noi non l'abbiamo mai preso, ovviamente io non lo berrò perché c'è latte, ma mio marito sì, perché insomma l'ha preso apposta per assaggiarlo. Poi c'è tutta una serie di tè che lui ha preso, il tè verde con aloe vera, poi ha preso il tè zero zuccheri alla pesca e lo stesso zero zuccheri al limone. Poi per oggi pranzo, visto che andiamo sempre di corsa, ho preso nel banco forno 6 pizzette rosse, e queste non lo so quanto costano, ma poi ve lo scrivo, penso che sullo scontrino ci sta il prezzo al chilo. Poi una di voi mi aveva detto che la bevanda di soia, questa può essere biologico, era senza zucchero. In effetti sono andata a leggere gli ingredienti, lo zucchero non c'è. Però io ricordo vagamente, perché non ne sono sicura, di non ricordare se era questo della Moestre biologico o quello del Lidl, che non mi piaceva il gusto della bevanda di soia. Ora, siccome insomma tentar non nuoce, l'ho ripresa qui all'Eurospin, sperando che sia bevibile, perché sennò veramente ho fatto una
top, ho toppato praticamente. Quindi vedremo in corso d'opera se questo è buono oppure no. Poi ho ripreso due tubetti di doppio concentrato di pomodoro classico, quello che acquisto sempre. Poi una confezione di cracker con riso soffiato e una integrale. Questi stanno pure in offerta tutte e tre le tipologie di cracker, ma ve l'avevo detto nel volantino. Poi un pan bauletto grano duro che ho notato essere più lungo del pan bauletto integrale e più grande. C'è la busta, dicono, il pane, perché il pane fa sempre 400 grammi. Ma sì, sprechiamo altra plastica, che vuoi che sia. Poi una piadina romagnola all'olio extravergine di oliva. Ho riacquistato le gocce di cioccolato che vanno subito in frigorifero per i miei dolcini. Finiamo la saga dei semi. Ho preso anche i semi di girasole perché lì, nel vasetto stanno per terminare. Poi una farina 00 biologica per i dolci. Ho riacquistato la farina di ceci che era quasi finita, ne ho prese due buste. Questa ve la straconsiglio se vi piace il genere, ovviamente, perché non a tutti piace. Chi non è abituato a mangiarla sente subito il sapore forte del cecio. Chi invece è abituato a mangiarla, non si, io per esempio sono andata in ossefazione con questa farina, non sento più il cecio, però è un ottimo addensante, i pancake vengono veramente perfetti. In offerta ho trovato poi da 1,5 litri il nettare d'arancia e non lo so, l'ho voluto prendere per cambiare il gusto, ma l'arancia mi piace anche in estate, quindi insomma va bene. Poi i carciofini, questi spaccati pure stavano in offerta. Poi prima di scendere giù abbiamo trovato in offerta i croissant, questi con la crema bigusto, sempre per mio marito. Poi qui c'è una torre di Babele di birre, ha preso due queste della Hefeweizen, io il tedesco proprio un tutt'uno. Poi le solite Best Broy che acquista sempre lui e poi una doppia Best Broy Pilsner, che questa l'aveva provata, mi sembra, aveva detto che era molto buona e quindi l'ha ripresa. Poi ho trovato in offerta da 1,5 kg la confezione questa grande di mezze penne rigate, come non prenderla, così come il trafilato in bronzo, ho preso gli spaghetti e i fusilli. Quindi eliminiamo la pasta. Poi per finire il food ho trovato, e non l'avevo mai visti, quindi probabilmente sono dei prodotti novità, ma voi che ultimamente siete andati all'Eurospin potreste confermarmi o meno nei commenti, mini gallette mais e legumi. Io non l'avevo mai visti e ne ho prese due confezioni perché come snack spezzafame, per alternarli alla frutta, ai cracker, insomma alla frutta secca, non mi sembrano male come snack. Volevo vedere la tabella nutrizionale perché non l'avevo vista in negozio, però okay, vabbè, carboidrato a go go ragazzi, fibre, però ci sono anche le proteine perché essendoci i legumi, insomma ne ho prese due confezioni, poi vi farò sapere come sono di gusto. Poi in offerta abbiamo trovato tutte queste patatine, quindi abbiamo preso due confezioni di questa la paprika, poi due confezioni di croccantini gusto formaggio, perché erano le uniche patate che abbiamo trovato in offerta. Poi finisco il food qui sul tavolo e ci dirigiamo alla frutta e alla verdura dietro alle mie spallucce sante. Allora, in offerta abbiamo trovato gli stick premium, questi per Cookie, sia al manzo che al pollo. Lui gradisce il pollo, ne abbiamo prese tre confezioni, così insomma la stessa durata della nostra spesa sarà anche la durata della spesa di Cookie, perché questa spesa da 181 euro, ragazzi, ci durerà almeno 3 settimane. Poi ho preso due confezioni di rifiuti organici, queste con le maniglie, queste hanno anche un leggero profumo e sono molto buone e resistenti. E io veramente ci metto di tutto dentro a livello di organico e non si bucano mai, quindi sono straconsigliate, ne ho prese due confezioni. Poi ho voluto provare questo burro cacao all'aloe vera, io di solito uso quello celeste, cioè quello con la confezione blu, e una volta ho preso quello rosa e non erano male. Ora ho preso questo che non l'avevo mai visto, vediamo com'è. Se l'avete provato di già, fatemi sapere come vi siete trovati. Poi in offerta abbiamo trovato le tavolette WC Maxi Blu. Queste sono stra consigliate se non le avete mai provate, ragazze. Primo perché c'è la candeggina, secondo perché fa una schiuma pazzesca e veramente l'interno del bagno diventa più bianco. Io come l'ho vista in offerta subito ne ho prese due confezioni perché queste costicchiano. Quindi quando le trovate in offerta prendetele. Ho ripreso il tappetino questo qui di Sistema Casa, tappeto multiuso, uno uguale ce l'ho all'ingresso come le vascarpe e uno ce l'ho in uso, però si è tutto rovinato questo perché con tutti i lavaggi che ha fatto, insomma, si è tutto assottigliato, quindi l'ho voluto riacquistare.
Poi ho riacquistato un'igiene intima, la Calendula e Timo, poi una confezione di 20 metri di carta forno, questa però è quella che si strappa, non è quella direttamente a fogli. Poi ho trovato, mi sembra in offerta e non l'avevo mai visto, e come ho letto senza microplastica, ragazzi, subito l'ho voluta provare, perché c'è il 35% di plastica in meno della Dual Power Professional, lavatrice Flamingo pulito e profumato, detersivo per la lavatrice, ed è un prodotto fatto in Italia da 2 litri. Proviamolo, dice 40 lavaggi, fa un ottimo profumo, perché mi si è aperto un attimo al volo, quindi l'ho potuto, diciamo, odorare. Ma di questo brand avevo provato un altro detersivo con cui mi ero trovata bene, quindi ho detto vabbè, proviamolo, vediamo com'è. Tant'è che il prezzo più o meno è simile ai prezzi del detersivo che vende l'Eurospin della Dexal. Però ecco, questo è un pochino più professionale effettivamente, perché l'altro prodotto che avevo usato era comunque totalmente diverso dalla Dexal. Poi ha messo tutti shampoo nuovi, questo ho preso capelli normali per mio marito con crema di riso e avena, e non l'ho profumato, cioè non l'ho odorato, non l'ho aperta la confezione, però l'ho presa a scatola chiusa. Poi della Dermomed, che è comunque un brand che a me piace, un low cost, ma fanno dei prodotti veramente buoni. Di solito io lo trovo a risparmio casa, però a volte lo trovo anche all'Eurospin, con estratti biologici, bagno schiuma, questo con i fiori d'arancio, profumi di Sicilia, tutta italiana. E poi ho preso questo all'olio d'oliva, c'era anche alla miele e propoli, ma per ovvi motivi non l'ho preso. Poi, per finire questo, diciamo, lato, ho ripreso le carte assorbenti per la cucina, che guardate un po', hanno cambiato le decorazioni finalmente dopo decenni, e finalmente c'è il blu come la mia cucina, quindi perché non prenderlo? E il solito classico bauletto di carta igienica, tre veli, 12 rotoli, con cui noi ci troviamo veramente benissimo. Per terminare qui, e continuo insomma a tartagliare questa mattina, non so cosa sarà la fame, ragazzi, frutta e verdura. Allora, ho ripreso un cavolo cappuccio viola, questo è enorme rispetto a quello piccino picciò del Todis, un caschetto di banane che ho voluto prendere un po' sul verdino così durano di più, i funghi, quelli già tagliati, champignon, come vi dicevo, quelli freschi da, diciamo, fare nelle insalate. Ho preso poi le susine rosse, mi facevano una gola, oggi a pranzo me le mangio, troppo troppo buone. Una manciata di zucchine, queste sono piccine e insomma sono anche forse le novelle, non lo so, vabbè, comunque ne ho preso un pochetto. Ho ripreso un avocado che non prendevo da anche questo tantissime spese. Ho trovato le cipolle, queste rosse di Tropea, e ne ho preso una retina, così come ho preso anche le melanzane, queste striate che sono buonissime, queste sono proprio secondo me tipiche estive. Poi le pesche gialle, scusate, piatti nettarine, queste belle sode che mi piacciono tantissimo, una manciata di kiwi per le mie colazioni, il classico melone irritato Cantalupe che mi piace da morire, l'unica busta di plastica, l'insalata, ragazzi, ma lo sapete che io, a parte questa, non mangio nessun'altra. Non ho trovato i frutti di bosco, quelli singoli, quindi non ho potuto prendere i mirtilli, l'unica era la vaschetta questa con le tre tipologie, ma tanto questi vanno subito nel freezer a congelare, così non si rovinano, e una confezione di pomodori piccadilli, che peraltro stava in offerta da 1 chilo. Quindi, ragazzi, questa è la mega spesa che appunto vi ho mostrato poc'anzi. Ah no, non ho finito, perché c'è il pozzetto. Valentì, ti stai a dimenticare le cose più importanti. Passiamo al pozzetto e poi vi saluto. Perché la testa vacilla, ragazzi, e la fame, ovviamente. Allora, nel pozzetto ho preso gli spinaci a fogliolina, che secondo me è, diciamo, la versione di spinacio surgelata migliore dell'Eurospin. Poi abbiamo trovato in offerta i ghiaccioli, questa è la confezione da 20 pezzi. Che... Poi abbiamo trovato questo gelato, che è quello che produce la San Montana e che vi ho parlato spesso e volentieri, che mio marito gradisce tantissimo, e hanno messo anche altri gusti, al caffè, al cacao, al cioccolato, però a lui piace questo con la spagnola, però insomma sappiate che è un prodotto San Montana. E poi ho riacquistato i gelati, questa è la soia, variegato amarena, ne ho preso uno, poi ho preso uno al variegato cacao e poi ho preso due al caffè, uno per me e uno per mio marito, perché questo è veramente veramente uno spettacolo. Se non l'avete mai assaggiato, assaggiatelo, ragazzi, perché non sembra neanche di soia, cioè sembra fatto con il latte normale, il latte di mucca, ed è veramente veramente ottimo. Detto ciò, finalmente sono giunta alla fine, non so minimamente che ora si sia fatta.
Ora finisco a mettere a posto tutto, pranzo e relax, perché veramente questa mattina è stato un turbinio. Quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questi lunghi 20 minuti in cui non ho sputato un attimo. E vi rimando al prossimo video che forse arriverà mercoledì, quindi rimanete sintonizzati. E niente, buon inizio settimana, bacio grande, ciao, alla prossima!